Ivan Gonzalez, ex di Oriana Marzoli, mi hanno per entrare al GF VIP, ma ho rifiutato. Tra i tanti possibili ingressi nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto nella settimana in cui hanno fatto entrare gli ex fidanzati di alcuni concorrenti, ci sarebbe potuto essere anche Ivan Gonzalez, il modello spagnolo che è stato fidanzato con Oriana Marzoli. Il noto influencer e volto di molteplici programmi TV, conosciuto anche in Italia, ha spiegato ai suoi follower che non avrebbe varcato la fatidica porta rossa come in molti stavano dichiarando sui social. Attraverso un box domande condiviso con i suoi follower, il modello spagnolo ha voluto fare chiarezza su una questione che, a quanto pare, lo sta tormentando da qualche settimana e riguarda proprio il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Gonzalez ha dichiarato che avendo già preso parte al GF, non ha alcuna intenzione di riprovare questa esperienza, visto che può contare nel suo curriculum vari programmi di questo genere. Colgo l'occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento, non sto seguendo il GF VIP. È vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l'esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora. Con Oriana Marzoli, d'altra parte, aveva preso parte ad un reality proprio in Spagna, dal titolo La Casa Fuerte. I due hanno avuto una storia d'amore piuttosto tormentata e nel 2021 era stata proprio la venezuelana a lasciarlo, dicendo che dopo essere stata tradita non aveva intenzione di riprendere la loro storia, dal momento che l'amore tra loro si era ormai consumato. Del loro rapporto, quindi, non si è più parlato e nemmeno Alfonso Signorini, infatti, ha mai menzionato l'ex tronista, pur avendolo chiamato per partecipare e, magari, ravvivare un po' le dinamiche del reality. Și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.